Ciao ragazzi, eccoci con la seconda puntata di Loresca Lives, la guida ai boss di Titan Souls. Quella che vi spiegherò oggi è la seconda area, in realtà le aree non sono numerate, ma diciamo che è una delle aree più facili da raggiungere. La trovate uscendo dal primo ascensore dopo aver sconfitto i boss della primissima area, vi dirigete verso destra, quindi verso la zona con le foreste, non salite per la foresta, quella la vedremo in un'altra puntata, andate verso il basso, scendete gli scalini, dopodiché girate a sinistra e troverete questa seconda area di cui ci occuperemo oggi. I boss sono due, uno di difficoltà medio-facile e l'altro di difficoltà medio-alta. Iniziamo subito dunque con il primo boss, che per poterci accedere dovete risolvere un semplicissimo puzzle. In pratica, una volta entrati nel livello dovete colpire un interruttore che si trova nella parte in alto a sinistra. In questo modo si aprirà un passaggio in basso a destra che vi permette di scendere verso il primo boss. Eccolo qui. Boss numero 5, un tesoro di titano, coefficiente di difficoltà 4. Anche in questo caso, per sconfiggere il boss dovete imparare il suo pattern, che non è un pattern molto difficile da decifrare, e io vi consiglio di ucciderlo subito perché è molto molto semplice, ci vogliono solo pochi secondi per poterlo sconfiggere. Quello che dovete fare dunque è attendere che il nemico sparisca, si materializzerà sopra di voi, lo schivate con una rotolata, dopodiché farà un salto e si piegherà verso di voi per lanciarvi una moneta. Voi dovete colpirlo in quel momento lì, quindi fate la rotolata, aspettate il primo salto, caricate la freccia e colpitelo, e il gioco è fatto. Sembra un boss facile, ma il coefficiente di difficoltà l'ho messo a 4 perché per comprendere il pattern impiegate un po' di tempo, quindi con questa guida dovreste risolverlo in pochi secondi, ma io ci ho messo un po' di più. In ogni caso, questo è un boss che dovrebbe essere sconfitto in appena pochi secondi se fate le cose nel modo giusto. Sesto boss, Knight Ennan, coefficiente di difficoltà 6. Questo è uno dei pochi boss il cui nome è reso chiaro sin da subito, non è criptato come nel caso degli altri boss, e per poterlo sconfiggere dovete prestare attenzione alla freccia più grande che vi scocca, perché è quella che dovete colpire. Non concentratevi sul nemico, concentratevi sulla freccia più grande. Attenzione che oltre a questa freccia grande vi scaglierà anche delle frecce più piccole che sono molto veloci, quindi quando lo sentite caricare l'arco fate subito una rotolata, così lo evitate. Quello che dovete fare dunque è colpire la freccia più grande che sta vagando, in quel modo il nemico diventerà vulnerabile per qualche istante e a quel punto colpite il nemico. Dovete essere molto rapidi e molto precisi, ma non è difficile. L'unica cosa appunto è che il nemico, quando scocca le frecce più piccole, è davvero molto rapido, quindi preparatevi e fate delle rotolate al momento giusto. Anche questo boss, sebbene più difficile di tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora, non è certamente impossibile. Un po' di coordinazione e di velocità dovrebbe risolvere il problema. Questa era la seconda area. Per la terza area vi rimando alla prossima puntata, un video molto breve, questo dato che i boss erano soltanto due.